Che la fiera agricola fanese sia cambiata nel corso degli anni è sotto gli occhi di tutti. A partire anni fa dalle lunghe file di macchine agricole esposte su tutto il perimetro e che arrivavano fino all'entrata del centro ortofrutticolo, alla vera aria campagnola che si respirava con gli agricoltori locali ed allevatori. Ma come si sa, gli anni passano per tutti e anche le manifestazioni si adattano ai tempi corretti. Ed è proprio di Fanogeo che stiamo parlando e che quest'anno compie 31 anni confermandosi tra le manifestazioni più antiche della città della fortuna. In programma per sabato 18 e domenica 19 maggio, al CODMA di Rosciano di Fano, l'evento vede, come da tradizione, laboratori didattici, mezzi e attrezzature da lavoro e giardinaggio, animali da fattoria e il mercato dei prodotti enogastronomici locali. È una manifestazione che il mondo agricolo si è stravolto, perché all'inizio venivano tanti mezzi agricoli che oggi difficilmente vengono, perché il modo di fare mercato delle macchine è cambiato. Oggi si fanno le prove sull'AIA, porteremo i soliti animali, una serie di animali, partendo dal cavallo all'asino per finire alla capra, alla pecora e all'agnello, perciò tanti animali. Ci saranno stand gastronomici, ci saranno tanti prodotti del territorio, prodotti della campagna, perciò naturalmente questo non manca mai. Due giorni sicuramente da visitare i bambini, ma sicuramente poi i bambini porteranno anche gli adulti, come di solito. Punto forte della manifestazione, da ormai alcuni anni, è la didattica e che quest'anno vedrà la presenza, già dalle 9 di sabato mattina, di circa 500 bambini provenienti dalle scuole fanesi. Appuntamento quindi per il taglio del nastro per il 18 maggio alle ore 11:15. Ci saranno degli animali particolari dove magari non tutti i giorni si vedono, quindi mi viene in mente il falco, cioè quindi non è un qualcosa che si vede, oppure i cani che guidano delle oche, quindi cioè vedere anche come un cane, come si riesce ad addestrare un cane, come degli animali aiutano l'uomo in questi lavori dell'agricoltura. Terminati i due giorni della Fanogeo, ci si sposterà direttamente sui campi di Falcineto il 28 maggio con le giornate del grano e con le prove in campo di aratura, raffinatura e seminatura, curate dalla ditta Simoncini Macchine Agricole con i modernissimi trattori Class. La settimana agricola poi terminerà con la 40esima festa della mietitura in programma l'1 e il 2 giugno al Falcineto Park con la rievocazione storica della falciatura, trebbiatura e aratura d'epoca.